era un negozio di giocattoli, di quelli piccoli. Non certo uno di quegli orrendi grandi magazzini dove finisci che non sai mai dove guardare e giri ore ed ore finché non ti fanno male i piedi. No, direi che quel posto pareva più una piccola bottega d'artigiano. La luce era fioca, quasi provenisse dal lume di candele. Alle pareti solo qualche scaffale impolverato e un grande bancone di legno dietro il quale, con un piglio un po' severo, se ne stava seduto un anziano vecchietto. Aveva l'aria dura, una barba bianca e qualche sparuto ciuffo di capelli ai lati del capo. Sembrava tutto intento a leggere le sue scartoffie. Da dietro gli occhiali non alzò nemmeno lo sguardo quando la porta si richiuse, facendo risuonare la campanella che avvisava l'ingresso di un cliente. Mi misi a guardare d'intorno. Era proprio strano quel posto, con tutta quella polvere e il disordine sparso. Non so perché, ma mi piaceva. Emanava un po' quella calda sensazione che si prova in una serata passata con un buon libro seduti vicino al caminetto. C'era roba sparpagliata ovunque. Tra le tante cose mi incuriosì in particolare una pila di scatole che si trovava in un buio angolo della stanza. Lì vicino un cartello con scritto puzzle. Dei puzzle. Quanto tempo che non ne facevo. Ricordo che da piccolo ne possedevo uno molto bello, grande e con un sacco di pezzi, di quelli che anche gli adulti fanno fatica a completare. Presi una alla volta le scatole della pila per guardarle. Su ognuna di esse era stampato di fronte il disegno del puzzle e sul retro il numero di tasselli e la difficoltà. Alcuni erano molto semplici, di pochi pezzi, ed in effetti proprio bruttini. Su questi trovavo scritto difficoltà principiante. Poi pian piano ne scoprii altri, più complessi, ma di gran lunga migliori, con disegni veramente splendidi. Taluni rappresentavano soggetti astratti, altri erano talmente realistici che era impossibile dire se si trattasse di una fotografia o di un disegno d'artista. Questi in particolare restai a guardarli a lungo. Raggiunto il fondo della pila, trovai l'ultima scatola capovolta. Sul retro lessi una cosa che ancora non avevo trovato. Difficoltà estrema, ma il numero di pezzi non era indicato. La presi in mano e la girai. Restai sbalordito. Mai avevo visto qualcosa del genere. Non te lo consiglio quello. Mi voltai di scatto. Era stato il vecchio a parlare. In effetti non saprei dire per quanto tempo fossi rimasto a contemplare il disegno sulla scatola, ma probabilmente abbastanza a lungo perché il giocattolaio si accorgesse di me. Come? Dissi, quasi risvegliato da un incantesimo. Ho detto che non te lo consiglio quello. E perché? A me pare bellissimo invece, dissi riposando lo sguardo sulla scatola. Sì, in effetti lo è. Anzi, è certamente il migliore che ho in tutto il negozio. Ma non credo che faccia per te. Hai letto cosa c'è scritto dietro? Riguardai la scatola. Che è difficile? Sì, certo che l'ho letto, ma non è un problema. Ne sei sicuro? Certo, sa, da piccolo avevo un puzzle molto grande. Certo, non bello come questo, ma lo facevo e lo disfacevo in continuazione. Questo non può essere poi così impossibile. Mi avviai verso il bancone con la scatola del puzzle in mano e l'appoggiai su di esso. E poi ho tutto il tempo che voglio per completarlo, non ho fretta. Lo prendo. Il vecchio non rispose. Ora solamente mi fissava. Due occhi neri e profondi come la notte. Il cipiglio severo aveva lasciato il posto un'espressione indagatrice che sentivo arrivare fin dentro l'anima. «Sei veramente sicuro di volere proprio questo?» Rimasi turbato. «Che domanda stupida! Certo che volevo proprio quello. Quale altro, se no? Ho detto che voglio questo, proprio questo. Quanto costa?» Mi guardò ancora negli occhi per un lunghissimo istante. Poi la sua espressione cambiò di colpo. Ora semplicemente sorrideva e sul suo volto c'era solo serenità e estrema consapevolezza. Disse «Niente». «Come niente?» «Hai capito bene, non costa niente. Ma ne è sicuro? Guardi che posso pagare, eh?» «Ragazzo, se lo vuoi davvero è tuo. Prendilo pure». Fece per porgermi la scatola. Poi si fermò un istante e aggiunse
Ascolta, ragazzo, devi solo ricordarti sempre una cosa. Loro devi trattarli bene, perché sono come te. Hanno un'anima. Non capii molto la sua ultima frase e non rammento altri dettagli di quanto successe poi nel negozio. Sicuramente dovetti ringraziarlo a lungo per quel bel regalo. Ricordo solo il suono della campanella della porta e la voce del vecchietto che dietro le mie spalle mi diceva: «Buona fortuna, ragazzo!» Feci di fretta la strada che divideva il negozio da casa mia, impaziente di iniziare il puzzle. Una volta arrivato, aprii la scatola e sparpagliai i pezzi sul tavolo grande della sala da pranzo. Ricordai che il nonno mi aveva insegnato che la prima cosa da fare, quando ci si trovava ad affrontare un puzzle, era trovare i pezzi che facevano da cornice, quelli insomma con uno o due lati lisci, senza incastri. Così decisi di partire da quelli. Cominciai a cercarli, pensando che, tutto sommato, sarebbe stato facile. Mi sbagliavo. Dopo 3 ore non ero riuscito a trovare che 4 o 5 tasselli. Mi sembrava assurdo. I pezzi non erano poi così tanti, insomma, quelli che cercavo io avevano una caratteristica peculiare. Avrei dovuto trovarli subito. Ma niente. Passò un'altra inutile ora. Poi decisi di andare a letto e riprovarci il giorno dopo, fresco di una bella dormita. Certo che avrei fatto tutto in 5 minuti. Non successe. La scatola non mentiva. Quel puzzle era veramente di una difficoltà estrema. Non ci crederete mai, ma nonostante tutti i miei sforzi, passarono la bellezza di 9 mesi prima che completassi quella strabenedetta cornice. Avete capito bene, 9 mesi e solo per la cornice. Quando la completai, ricordo che era un giorno freddo e piovoso di novembre. Anzi, ora che ci penso, si trattava proprio del giorno del mio compleanno. Curioso, non trovate? Comunque, dopo tanti sforzi, fu in effetti quello il regalo più bello. Oh, bene, la cornice era fatta. Ora veniva la parte difficile. Se ci avevo messo così tanto solo per quei pezzi, quanto ci avrei mai potuto mettere per completare davvero tutto il puzzle? Passarono altri giorni, mesi, e nonostante i miei sforzi, trovavo i pezzi con una fatica davvero estenuante. Arrivai a pensare di essere completamente rimbecillito. Non era possibile metterci tanto. 2 cose però mi aiutavano a non demordere mai. La consapevolezza che il puzzle finito, col disegno ritratto sulla scatola, fosse quanto di più bello io avessi mai visto. E la gioia indescrivibile che provavo quando trovavo finalmente il pezzo giusto che si adattava agli altri. Le cose, più passava il tempo, si facevano man mano più facili. Ad ogni tassello giusto trovato, aumentavo le probabilità di trovare successivi. Ma fu comunque difficilissimo. Andai avanti così, finché infine giunse il giorno fatidico. 29 anni dopo. Un'emozione così grande non l'avevo mai provata prima. In mano avevo l'ultimo tassello. Era bellissimo. Il più bello e importante di tutti gli altri, quello al centro di tutto. Avrei dovuto solamente posizionarlo e il puzzle, che avevo così tanto faticato a comporre, sarebbe stato completo. L'ho preso in mano e dopo averlo alzato, quasi con gesto solenne, lo appoggiai delicatamente nel punto vuoto del puzzle e ancor più delicatamente pigiai. Ma il pezzo non entrò. Rimasi per un attimo intontito dalla cosa. Poi feci una risatina nervosa e rigirai il pezzo tra le mani. Evidentemente ero troppo emozionato e l'avevo appoggiato male. Così provai di nuovo. Ma non funzionò. Presi il pezzo bene in mano e lo riguardai a lungo. Sembrava a posto. La sua immagine era esattamente quella che avrebbe dovuto essere. Infatti, appoggiandolo appena sul resto del puzzle, si poteva vedere il disegno finito e corretto, come sulla scatola. Ma quel benedetto pezzo non entrava. Non c'era verso di farselo entrare.
Provai in quegli istanti una serie di emozioni che passarono dal profondo sconforto alla tristezza più infinita. Poi arrivò persino la rabbia. Quel vecchio lo sapeva. Sapeva che il puzzle non si sarebbe potuto finire. Ecco perché me l'aveva regalato. Ah, ma gliel'avrei fatta vedere io. Così pensai di calcare ancora di più il tassello mancante sul puzzle, di farcelo entrare con la forza. Arrivai addirittura a pensare di ritagliare con delle forbici la sua sagoma, per fare in modo che combaciasse perfettamente con il buco. Ero veramente disperato. Tutti quegli anni, tutti quegli sforzi. E ora, per colpa di quell'unico pezzo, non avrei più potuto completare il puzzle. Mi ero ormai quasi deciso ad usare le maniere forti, quando di colpo mi tornarono in mente le parole del vecchio negoziante. Ricordati sempre che anche loro hanno un'anima. E capii. Era proprio come aveva detto lui. Il tassello poteva cambiare, perché aveva un'anima. Come certamente l'avevano anche tutti gli altri tasselli che avevo posizionato prima, ed era per quel motivo che ci avevo messo così tanto a farli combaciare. Avrei dovuto trovare quelli giusti al momento giusto. Il pezzo finale era di certo quello corretto, aveva il disegno adatto, non c'era dubbio, ma la sua sagoma in quel momento non combaciava con il resto. Diversamente avrebbe dato un senso a tutto il puzzle, l'avrebbe reso perfetto. Per far questo, però, avrebbe dovuto donare la sua unicità, la sua esistenza e la sua anima in quel momento. Non era pronta. Se l'avessi costretto con la forza, l'avrei distrutto e rovinato per sempre. E non volevo in alcun modo che accadesse questo. A quanto pare, il momento per il tassello più importante di tutti non era ancora arrivato. Appoggiai il pezzo sopra il puzzle, nel posto giusto, dove avrebbe dovuto incastrarsi con tutti gli altri, e mi misi ad osservarlo. Il disegno, a guardarlo bene da una certa angolazione, era intero. Forse non perfetto come avrei voluto, ma comunque davvero bellissimo. Ancora di più di come l'avevo visto ritratto sulla sua vecchia scatola sbiadita e impolverata. Decisi di lasciare tutto così. Avevo atteso tanto quel momento. Avrei aspettato ancora. Forse un giorno il tassello finale avrebbe scelto da solo di terminare il puzzle, lasciandosi cadere tra gli altri in un meraviglioso abbraccio, rendendo infine il disegno completo e perfetto. Ora no, non era ancora il momento.